Proprio partendo da quello che ha detto il Presidente di Medicina Democratica Calderoni, era nel 2011 che questa fabbrica, già da diversi anni, la nostra piccola ILVA, le Fonderie Pisano, già con un ritardo di 6 anni rispetto alla normativa di 4-5 anni, non aveva l'autorizzazione integrata ambientale, quindi la possibilità di mettere fumi, eppure lo faceva, eppure funzionava, e fu sequestrata per il primo processo che nacque nel 2004 e portò poi nel 2007 la prima sentenza, e poi ci fu il secondo. Sotto sequestro ottiene l'AIA l'autorizzazione integrata ambientale, che poi la stessa procura di Salerno, nell'attuale processo, nel sequestro del 2016, ha ritenuto illecita, illegittima e inefficace. C'è un'AIA che secondo la procura nel 2012 non doveva e non poteva essere concessa. Quindi, diciamo, la situazione è molto particolare e paradossale. Io, prima di entrare nel merito della questione, cercherò di essere breve, però vi voglio raccontare e dare un po' di notizie. Vorrei partire appunto dalla piccola ILVA di Salerno. Noi abbiamo iniziato la nostra battaglia nel 2003. Nel 2003 io ero consigliere comunale, alcune persone del posto di Fratte, erano poche, vennero da me e io abitavo a Fratte e non ero a conoscenza, come la maggior parte dei cittadini di Salerno, che quel mostro, quella fabbrica era in funzione, perché era talmente obsoleta, talmente brutta, talmente mai messa a norma, che sembrava un stabilimento lì abbandonato e chiuso. Anche perché noi la chiamiamo la piccola ILVA perché fa gli stessi danni, però naturalmente commisurati alla grandezza, perché quella fabbrica è un reparto dell'ILVA di Taranto. Tuttavia, prima di iniziare a parlarvi di questo, voglio ringraziare Taranto e i tarantini per la resistenza e la lotta che hanno messo nella loro battaglia, nell'essersi ribellati, e che hanno permesso anche a noi di far venire fuori la verità in molte città d'Italia, perché oggi possiamo parlare di piccola ILVA, possiamo parlare della Fonderia Pisano diversamente e con consapevolezza, perché c'è stata la grande presa di coscienza dei cittadini e dei lavoratori, di una parte anche se minoritaria, dei lavoratori dell'ILVA. Noi iniziamo nel 2003, io feci una denuncia alla procura come consigliere comunale, dopo che venne a conoscenza dai cittadini di quello che vivevano. Ci ribellavamo, eravamo pochi, ci ribellavamo ai fumi, alla puzza nauseabonda che è tutt'oggi in corso, alle polveri nere tutto oggi in corso, che andavano a coprire ogni punto, ogni posto delle case che vivono non solo a fianco alla fonderia, ma anche per chilometri. Mi ricordo un esempio per tutti, che un avvocato, l'avvocato De Felice, che poi, ironia della sorte, forse per puro caso, facendo una battuta, è morto di cancro. Questo signore, questo avvocato, nel 2004 denunciava all'assessore all'ambiente dell'epoca del Comune di Salerno e a me come consigliere comunale, che mi ero prodigato con i cittadini a fare questa battaglia, che al 7° piano del cuore della città, alla stazione di Salerno, lui a casa sua, nel suo studio, arrivavano le polveri nere metalliche, perché mettevamo la calamita, avete fatto anche voi, no? E si muovevano e si muovono. Ebbene, questo signore denunciava che nel cuore della città arrivavano queste polveri e arrivava la puzza nauseabonda di ferro e plastica, la stessa che anche oggi, facendo un giro con Vincenzo De Marco, uno dei vostri ambasciatori che in giro per l'Italia racconta e dà la possibilità di sentirci meno soli, l'ha fatto a Salerno più forte con noi e anche recentemente. Ebbene, quella puzza che oggi ho ritrovato qui, quell'odore che noi abbiamo definito recentemente in un servizio delle Iene
la puzza della morte, perché noi per noi l'associamo alla morte, l'associamo ai nostri morti, agli ammalati, alle centinaia di morti. Solo noi abbiamo fatto uno studio non scientifico, abbiamo raccolto quelli che conoscevamo intorno alla fabbrica, 250 persone morte e ammalate di cancro intorno a distanza tipo di 1-2 chilometri, e che comprendono tre comuni: Salerno, Pellezzano e Parnissi. Dopo questa denuncia che facemmo di questi morti, la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, è in corso. Purtroppo la strada di quell'inchiesta è stata fatta male, lo diciamo con molta franchezza, perché non si è utilizzato il metodo Taranto, ovvero lo studio epidemiologico, lo studio su tutta la popolazione, ma il PM si è fermato a qualcosa di non scientifico, a un segnale, a quell'elenco di 250 persone, ha nominato un medico oncologico, non un epidemiologo, ha nominato un medico di come CTU di legale, e naturalmente è normale che questi, anche se questi medici hanno potuto agire in buona fede, hanno dovuto dire che, a parte che hanno fatto qualcosa di molto folle, hanno, a nostro giudizio, noi non siamo dei medici, però ci siamo fatti aiutare, e su questo voglio esprimere, diciamo, un ringraziamento profondo a nome di tutta la comunità della Valle dell'Irno, di Salerno, alla Medicina Democratica, in particolare dal vicepresidente da tutta Medicina Democratica, da Paolo Fierro, che ci ha assistito come associazione, come Medicina Democratica, anche nella relazione dove ci siamo opposti all'archiviazione, alla richiesta di archiviazione, perché giustamente l'oncologo ha detto, parlando per singoli casi, non è sicuro, non si può fare un nesso. Se si fosse fatto uno studio epidemiologico come quello fatto a Taranto e come quello che sta in corso, anche se diverso rispetto a quello classico, ovvero lo studio SPES, che è uno studio fatto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, che per creare un confronto con un'altra città l'ha fatto anche a Taranto e a Brescia, e che ci hanno detto già in maniera informale che i dati che fuoriescono da Taranto sono simili a quelli che sono usciti sulla fonte di Avisano. Quindi ci sta aiutando a capire il quadro della gravità che noi viviamo a Salerno. Tra l'altro il direttore Limone presentò davanti al presidente della regione Campania, De Luca, la prima relazione provvisoria e disse: guardate, ci sono 10 metalli pesanti che fuoriescono dalla fonderia che troviamo lì, che sono superiori ai limiti di legge, senza però quantificare, tra cui selenio, zinco, cadmio, eccetera, eccetera. E nello studio provvisorio, nella relazione provvisoria, già hanno scritto che nei due cerchi, da 0 a 1 chilometro e da 1 chilometro a 3, dove sono stati sorteggiati con uno studio, con la scelta scientifica, 400 volontari, tra cui ci sono io, il sindaco di uno dei comuni coinvolti, di Pellezzano, e così via, nel nostro sangue, questi metalli, a mano che le persone si allontanano dalla fonte di inquinamento ipotetica, ovvero dalla fonte di inquinamento piccola Ilva fonte di Avisano, a mano che si allontana, i metalli nel sangue delle persone diminuiscono. Quindi già quello per loro era indicativo dell'influenza notevole di questa piccola Ilva. La definisco piccola Ilva perché so che questa cosa fa molto arrabbiare la proprietà. Essere paragonati all'Ilva di Taranto li ha fatti molto incazzare tante volte, fino al punto da qualcuno di loro, amico loro, su Facebook ci ha fatto delle minacce di morte ben precise, tipo troveremo presto forte in un forno crematorio, e ultima, dopo tutte le varie cose che purtroppo io ho molto apprezzato, chi mi ha prima preceduto, che era un operaio, no? Di un, se ho capito bene, di una fabbrica del nord, che fortunatamente lì avevano una coscienza
di lotta e di classe che purtroppo ancora oggi nel 2019 da noi non c'è, perché gli operai, anche se sono pochi rispetto all'Ilva qui, sono 150, quindi parliamo di questa dimensione, sono con il padrone e soprattutto vengono indotti a stare con il padrone, perché anche chi dovrebbe tutelare e far venire fuori la verità nasconde. E su questo cito la FIOM CGIL, uno dei massimi, a mio giudizio, a nostro giudizio, dei massimi complici e responsabili di quello che accade e sta accadendo a Salerno da qualche decennio, perché la fabbrica Fonderie Pisano non aveva il certificato prevenzione incendi, nonostante fosse successo già ThyssenKrupp a Torino, fino al 2017 non ce l'aveva. La CGIL conosceva questa cosa fin dal 2009, noi l'abbiamo scoperta, noi Comitato Salute e Vita nel 2015 abbiamo scritto al prefetto, abbiamo un prefetto poi particolare, Malfi, quel prefetto che poi è stato sospeso per traffici e che è rinviato a giudizio sui migranti, no? Per scegliere dove. A quel prefetto Malfi di Salerno noi chiedemmo di chiudere, come per legge prevede la normativa, come prefetto la fonderia non l'ha chiusa, si è limitato a chiudere le tonnellate di gas, che il serbatoio di gas che alimentava il forno a carbone, e ha lasciato aperto lo stabilimento, e poi dopo hanno ottenuto, non sappiamo come, nel 2017, ma grazie a noi, non grazie alla FIOM, il CP, quindi hanno messo in sicurezza innanzitutto i lavoratori. Nel 2015 si arrivò ad una sentenza di patteggiamento, la seconda, perché loro impediscono ogni volta di fare i processi pubblici, i processi fino in fondo, i tre gradi di giudizio, perché così possiamo accertare tutta la verità e soprattutto la gente può sapere. Loro chiedono il patteggiamento, l'hanno potuto fare per ben due volte. In quel patteggiamento c'era uno dei capi di imputazione che riguardava aver messo in pericolo la vita dei lavoratori. La FIOM ha taciuto e non si è costituita né parte civile, si è schierata contro di noi. Mi piace parlare, anche se gli attacchi poi cercano di identificarli su di me, io sono semplicemente un altoparlante del comitato di gente. Soprattutto mi piace dire l'altoparlante di quelli che non possono più parlare perché sono morti, perché non hanno più la voce di poter gridare. E con me c'era Franco Calcer, che io cito sempre perché nel 2004 con lui fondammo il comitato, poi l'abbiamo sciolto perché eravamo nel deserto, eravamo pochi, e lui è morto di cancro. Nella sua famiglia il figlio ha avuto un cancro al cervello, Massimo, e sta con me al mio fianco a combattere su questa battaglia. Il fratello ha avuto un cancro, i nonni sono morti di cancro, in quella strada su 20 residenti 10 sono morti di cancro. Per arrivare alla conclusione in maniera veloce sulle varie vicende, ad oggi com'è la situazione? Abbiamo questa storia, 2015 l'ARPAC di Caserta, inviata dalla Procura, quindi prima del sequestro, certifica che le fonderie Pisano avevano creato e creavano un danno alla salute, un immediato pericolo per la vita e per l'ambiente, sia a novembre del 2015 sia a maggio del 2016. Nel 2017 e 16 viene sequestrata, rimane sequestrata per 6 mesi, poi il riesame magicamente l'ha riaperta al tribunale con l'avvocato Buongiorno, quella che oggi è ministro della Repubblica, un bravo avvocato che è riuscita a trovare i cavilli per farla riaprire. La Cassazione l'ha annullato il dissequestro e ha rinviato al riesame, il riesame l'ha riaperta di nuovo, eccetera eccetera. Poi arriviamo al 2017, l'ARPAC su nostra spinta e richiesta certifica che le migliaia di tonnellate che loro bruciavano nella fonderia, pur essendo sulla bolla scritto che erano privi di olio e di plastica, erano piene di olio e di plastica,
e quindi creavano un rischio di diossina. Arriviamo nel 2018, a ottobre, dove l'ARPAC certifica che vi era un danno esiziale per la popolazione vicinovia e ancora una volta per i lavoratori, e la FIOM, unico sindacato presente in quella fabbrica, tace. Ebbene, viene chiusa, loro fanno ricorso al TAR per arrivare alle conclusioni, il TAR scrive: non vi posso riaprire, così dovete mettervi a posto, perché la parola esiziale, il lemma in italiano, significa pericolo mortale. Quindi noi stiamo lottando, l'8 maggio ci sarà il TAR nel merito per la revoca dell'AIA, il 15 maggio ci sarà il processo e l'invio a giudizio di tutto il consiglio d'amministrazione della Fonderia Pisana. E concludo dicendo che nel 2015 abbiamo avuto un minimo di verità con l'immediato pericolo per la vita e per la vita certificata all'ARPAC di Caserta, perché l'ARPAC di Salerno poi, grazie a quel controllo di Caserta, è stata rinviata a giudizio. 3 dirigenti e 5 funzionari falsificavano i dati secondo la procura, la falsificavano, e quindi già nel 2013 quell'AIA illegittima, illecita e inefficace doveva essere revocata. Oggi stiamo a combattere questa battaglia che ci vede da soli, in parte da soli, insieme alle associazioni Medicina Democratica, Lega Ambiente Campania, UVF, abbiamo ottenuto il Ministero dell'Ambiente che si è costituito, perché gliel'abbiamo chiesto, abbiamo insistito e siamo riusciti ad averlo al nostro fianco, abbiamo avuto il comune di Baronissi e Pellezzano, i due comuni piccoli, Salerno è stata costretta a costituirsi. E voglio concludere solo con una cosa. Guardate, scusate la lungaggine, ma è importante. Io ho letto quella cosa lì, medico, padrone, non fa differenza, quando la scienza del medico è quella del padrone, è uno dei fondatori, del fondatore di Medicina Democratica, no? È uno dei medici. E questa, noi abbiamo subito anche quest'altra beffa, no? Che l'Università Federico II, e lo dico perché a Taranto è importante dirlo, poi vi spiego perché velocemente, la professoressa Triassi della Federico II di Napoli, che qui ha fatto il CTU della Procura e dove ha certificato, lì si è limitata ad elaborare con Pisano, facendo una consulenza di parte, perché su richiesta di Pisano ha elaborato i dati del medico del lavoro, e chi vuole capire capisce, del medico del lavoro pagato quindi dalla fonderia e della fabbrica della fonderia, ha certificato che dal 2005 al 2015 nella fonderia non ci sono ammalati lavoratori di cancro. Peccato che durante il sequestro della fonderia sono stato chiamato da un lavoratore che aveva un cancro al fegato. Peccato che mio zio, io posso raccontare quello che conosco, è morto dopo 38 anni che ha lavorato lì del cancro ai polmoni. Peccato che il sospetto che abbiamo è che alcuni medici del lavoro in particolare fanno quello che denunciava Marcacaro qualche anno fa e continua oggi. Uniti si vince, sono convinto di questo, e ringrazio Taranto per starci vicino. Grazie. Bene, allora da una seconda Ilva in Piazza di Salerno passiamo a una seconda.